Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. In apertura le condizioni del tempo, perché si annuncia un weekend rovente a Milano e in Lombardia. Temperature elevatissime sono previste anche durante la notte. Caldo, afa e siccità costituiscono un mix terribile che sta rovinando i raccolti e sta comunque creando notevoli disagi alla popolazione. Alberto Carreras. Sono giorni di caldo e afa estremi, si annuncia un fine settimana rovente a Milano in Lombardia. Oltretutto non si intravede una possibile attenuazione delle temperature nel breve termine. L'anticiclone africano la fa da padrone indisturbato e l'emergenza siccità diventa un problema nel problema. Se non ci saranno piogge, è stato annunciato che l'acqua per l'agricoltura nella nostra regione sta per terminare e la data del 25 luglio viene considerata come un limite. Passato quello, si rischia la distruzione di tutti i raccolti. Sul fronte meteorologico le temperature oscilleranno tra i 35 e i 39 gradi e anche le minime notturne resteranno su livelli molto elevati. In particolare nel weekend ci saranno un leggero ridimensionamento delle temperature, diciamo che si passerà da 37-38 gradi a 35-36 gradi, quindi continuerà a fare caldo. E probabilmente ci sarà qualche possibilità in più per qualche temporale, ma più che altro sulle zone alpine e prealpine. Quindi pochi cambiamenti in vista, almeno fino al weekend, ma anche per la prossima settimana, con ogni probabilità, proseguiranno ancora condizioni di caldo piuttosto intenso. In una città come Milano, piena di cemento, ovviamente la sensazione addirittura sarà quella di ulteriori gradi in più rispetto a quelli ufficiali. Sì, bisognerà armarsi di ventilatori e di condizionatori perché sostanzialmente con i giorni chiaramente il cemento, le strade tendono a scaldarsi e quindi soprattutto questo si avverte nelle temperature minime che tenderanno a rialzarsi, quindi anche di sera e di notte farà molto caldo in città. Le temperature minime nel corso di giovedì e venerdì sabato in città faticheranno a scendere sotto i 27-28 gradi. Abbiamo argomento dal 31 luglio al 4 settembre i treni della metropolitana 2, la linea verde in servizio tra Cascina Gobba e Cologno Nord, saranno sostituiti dai pullman per permettere i lavori di ammodernamento della linea verde, che ormai ha 50 anni. I treni sono sostituiti dai bus e da tra Cascina Gobba e Cologno Nord per tutta la durata del servizio. Le fermate dei bus Cascina Gobba davanti alla stazione M2, Cologno Sud via Papa Giovanni XXIII, Cologno Centro via della Chiesa, via dell'Acqua, Cologno Nord davanti alla stazione della metropolitana 2. Fino al 30 luglio invece la metropolitana è sostituita da bus tra Cascina Gobba e Gessate, ma soltanto dopo le 22. Queste le partenze degli ultimi treni da e per Gessate, da Cascina Gobba. L'ultimo treno parte da lunedì a venerdì alle 21:32, sabato e festivi alle ore 21:30. Da Gessate l'ultimo treno per Milano parte da lunedì a venerdì alle ore 21:31, al sabato e nei giorni festivi alle ore 21 e 33 minuti. La linea rossa invece si ferma per lavori dal 13 al 21 di agosto e sarà sospesa la circolazione dei treni della linea 1 della metropolitana di Milano tra Pagano e Lotto, perché ATM dovrà mettere a punto alcuni interventi strutturali preventivi di rinforzo su due travi portanti della stazione di Amendola. E scantieri di manutenzione straordinaria necessari su una linea come la M1, che risale addirittura agli anni 60. Per garantire gli spostamenti sarà attivato un autobus sostitutivo che percorre la tratta interrotta, oppure ci sono delle alternative per spostarsi in zona. I viaggiatori da Lotto potranno utilizzare la linea 5 per il centro città, cambiando a Garibaldi con M2 o a Zara con M3. Saranno potenziate le frequenze della linea M5 con treni ogni 3 minuti. ATM ricorda anche che dalle stazioni di Amendola M1 e Buonarroti M1 è possibile raggiungere a piedi in poco tempo rispettivamente le stazioni di Lotto 9 minuti e Wagner in 5 minuti. Per tutta la durata degli interventi, squadre di assistenti alla clientela saranno presenti alle fermate di Pagano e Lotto per indirizzare al meglio i passeggeri e suggerire percorsi alternativi per raggiungere il centro. Un guasto infrastrutturale alla stazione RFI del gruppo Ferrovie dello Stato di Carnate, in provincia di Monza e Brianza, ha generato ritardi
e soppressioni nella mattina tra Lecco e Milano, stamattina ovviamente, con ripercussioni anche per i viaggiatori provenienti da Sondrio e da Bergamo. Lo ha annunciato Trenord, indicando come causa un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea nella stazione intermedia di Carnate Usmate, dove si diramano le linee per Lecco e per Bergamo via Paderno d'Adda. Rallentano le prenotazioni di quarte dose per gli over 60 in Lombardia, si stringono invece accordi per consentire le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura. Dopo l'exploit iniziale c'è stata una frenata nella somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid agli over 60 in Lombardia. Nella giornata di ieri sono stati fissati 15.000 nuovi appuntamenti, di questi oltre 13.000 per le quarte dosi, un numero decisamente inferiore ai 47.000 del 13 luglio. Complessivamente sono 144.000 le adesioni alla quarta dose dal 12 luglio. Circa 44.000 sono state prenotate nelle farmacie che si sono rese disponibili. I dati della regione dicono che sono 1.800.000 i lombardi con più di 60 anni che dovrebbero vaccinarsi per la quarta volta. Circa 400.000 si sono contagiati recentemente e quindi non possono vaccinarsi subito, ma devono attendere il periodo di 120 giorni. Inoltre, secondo gli esperti, ci sarebbero migliaia di persone che contraggono il virus in forma lieve e sfuggono ai controlli. Magari effettuano solo il tampone a casa e si curano con il fai da te, ma senza ufficializzare la situazione. Il rischio è quello di contagiare altre persone che potrebbero prendere il virus non in forma lieve, ma in forma grave. Inoltre molti sono già in vacanze e se non ci sono sintomi evidenti rinunciano a effettuare il tampone in farmacia o nelle strutture sanitarie. Insomma, il rischio di vederci compromettere parte delle vacanze convince molti al silenzio. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco c'è anche chi attende il nuovo vaccino con la speranza che possa difendere da tutte le nuove varianti, ma costoro sbagliano perché si tratta di una rincorsa. Le nuove varianti sorgeranno sempre, l'aggiornamento vaccinale richiede tempo. L'invito è quello di vaccinarsi subito. Accordi sono in corso per vaccinarsi anche nei luoghi di vacanza, per alzare una nuova barriera e far diminuire i rischi in caso di contagio. Vediamo i numeri della pandemia nella nostra regione. In Lombardia, in terapia intensiva diminuiscono i posti occupati, meno 2, nelle altri reparti invece aumentano, più 5, 80.565 i tamponi effettuati, con i nuovi positivi che sono 18.180, pari al 22,5% del totale. I decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati 28, in tutta Italia 176. Vediamo l'incremento dei contagi provincia per provincia. Milano città metropolitana 5.480 e a Milano città 1.676. A Bergamo 1.649, Brescia 2.177, Como 1.013, Cremona 792, Lecco 489, Lodi 494, Mantova 1.055 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, Monza Brianza 1.510, Pavia 1.042, Sondrios 278, chiude Varese con 1.489 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Voltiamo pagina, le ALER di Regione Lombardia non funzionano, costringono molti cittadini a vivere nel degrado, andrebbero cambiate radicalmente, ma sono irriformabili a causa della loro stessa natura giuridica. È la conclusione a cui è arrivato il Partito Democratico, o quantomeno il gruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia. Sentiamo la consigliera regionale del PD, Carmela Rozza. Le aziende di edilizia essenziale pubblica della Lombardia sono un mostro giuridico irriformabile. Hanno i doveri della pubblica amministrazione e pagano le tasse come il privato. Sono irriformabili, tant'è vero che noi avevamo previsto una proposta di legge che li trasformasse in soggetti di sola gestione, con il patrimonio tutto in capo alla regione, ma non si può fare. Che significherebbe fargli pagare 720 milioni di euro di tasse. Bisogna cambiare, non si può continuare con un centrodestra che continua a chiacchiere, a raccontare cose che fanno che poi non si realizzano. Bisogna avere il coraggio di dire: la Regione Lombardia nel 96 e nel 2016 ha sbagliato,
il centrodestra ha sbagliato, bisogna cambiare la natura giuridica delle aziende, trasformarlo in semplice società di gestione e tutti i doveri di proprietà in capo alla regione. Questa è la nostra proposta, ma bisogna affrontare l'aspetto fiscale. Per questo proponiamo un approfondimento con un nostro ordine del giorno a bilancio di studio per capire se ci serve una norma nazionale o se troviamo la soluzione sul piano regionale. Noi pensiamo che ormai l'errore è stato fatto e ci serve una norma nazionale. La maggioranza in Regione Lombardia risponde con la consigliera della Lega Silvia Scurati. I problemi per quanto riguarda l'edilizia popolare sono altri, sostiene l'esponente leghista, con morosità e abusivismo. Riteniamo strumentali e fuori luogo le dichiarazioni del Partito Democratico in Regione Lombardia che, pur di attaccare Ale, si prendono come riferimento dei dati del Covid in piena emergenza sociale. Ale garantisce il diritto alla casa, forse il Partito Democratico dovrebbe dire chiaramente quali sono i problemi dell'edilizia popolare, soprattutto la morosità ma anche l'abusivismo. Abusivismo che deve essere combattuto in maniera congiunta con i comuni. A tal proposito invitiamo anche Beppe Sala a farlo, visto i casi anche di Via Bolla, dove è proprio con l'impiego dei servizi sociali comunali che si possono riallocare le persone che oggi occupano abusivamente gli stabili. Quindi rispediamo al mittente le accuse del Partito Democratico e si impegnino maggiormente a Milano per garantire veramente una socialità a tutti. A Milano e a Monza Brianza nel 2021 le imprese gestite da giovani under 35 hanno registrato, dopo una lunga fase calante, una buona performance che ha visto incrementarsi rispetto al 2020 sia il numero delle nuove nate sia quello delle imprese attive. Milano si conferma capitale italiana delle start-up. Sono alcuni dei dati emersi in occasione dell'incontro Milano alla prova del futuro realizzato alla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. All'incontro era presente anche il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha parlato della situazione economica e della speranza che Mario Draghi resti capo del governo. Non c'è dubbio che la crisi economica, anzi meglio, che l'incrocio tra crisi economica, crisi geopolitica, una pandemia ancora attiva, rischiano di avere, di procurare delle pesanti conseguenze dal punto di vista sociale. E allora bisogna fare in modo che ciò non accada. Tra l'altro risposte in molta, che dipendono anche da Bruxelles, dove certamente occorre un passaggio di forte credibilità, soprattutto nei confronti dell'Unione Europea. E non c'è dubbio che in questo momento Draghi è un punto di riferimento importante. E domani Draghi riferirà al Senato e poi alla Camera. Alla fine ci sarà un voto di fiducia. Sarà ovviamente una giornata fondamentale per il futuro dell'esecutivo e della maggioranza. I 5 Stelle appaiono sempre più dilaniati al proprio interno. Domani è il giorno in cui si decideranno le sorti del governo. Il premier Mario Draghi riferirà in Parlamento e poi ci sarà il voto di fiducia, prima al Senato e poi alla Camera. Stamane Draghi ha incontrato Mattarella al Quirinale. Sono ore febbrili per i partiti. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, si tratta per tentare di scongiurare le elezioni anticipate, che forse piacciono solo a Giorgia Meloni. Il prossimo Parlamento avrà 400 deputati e 200 senatori, 600 parlamentari contro gli attuali 945. Inutile dire che per molti sarà l'ultima avventura a Montecitorio e Palazzo Madama, e dunque la voglia è quella di non mollare sino all'ultimo. Tuttavia il Movimento 5 Stelle potrebbe vivere una nuova scissione dopo quella di Luigi Di Maio e dei 61 parlamentari confluiti in Insieme per il Futuro. Il Movimento appare spaccato, forse dilaniato, tra i duri e i puri che vogliono abbandonare Draghi e quelli che considerano il momento di particolare gravità e vogliono contribuire al proseguimento della legislatura. Giuseppe Conte ha lanciato un ulteriore appello al Premier: accolga le nostre richieste, i famosi 9 punti. In aula si andrà alla conta e si vedrà se ci sarà una maggioranza a sostegno di Mario Draghi. Il Premier potrebbe comunque rinunciare anche nel caso che ci sia una maggioranza, ma che lui ritenga non ci siano più le condizioni
per portare a termine il mandato. A quel punto il capo dello Stato dovrà decidere se affidare l'incarico ad altra personalità oppure sciogliere le Camere. Al via il concorso per 4.189 posti nell'Arma dei Carabinieri. Fino all'11 di agosto è possibile presentare la domanda attraverso il portale www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo il percorso indicato. La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente online tramite appunto questo sito entro l'11 agosto. Apprensione ieri pomeriggio nei cieli di Milano, un velivolo ultraleggero partito dall'isola d'Elba e diretto all'aeroporto civile di Bresso non ha risposto alle chiamate via radio dei controllori di volo, facendo così scattare l'allerta e rendendo necessario l'intervento di due caccia intercettori Eurofighter del 51esimo storno. Li vedete. Secondo quanto riportato dall'aeronautica militare, i due caccia hanno ricevuto un ordine di decollo immediato dal centro operativo di Torrejón in Spagna, ente NATO responsabile dell'area, per andare a verificare una traccia non identificata di un velivolo che non era in contatto radio con gli enti del traffico aereo civile ed era in rotta verso il nord Italia. Una volta raggiunto il velivolo, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale guida caccia a terra, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale NATO, è stata effettuata la prevista procedura di visual identification per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minacce alla sicurezza. Tensione allentata e allerta cessata quando si è scoperto che si trattava di un piccolo aereo da turismo diretto all'aeroporto di Bresso, in provincia di Milano, dove è atterrato dopo essere stato scortato dai due caccia, poi rientrati alla base di Istrana per riprendere il turno di prontezza nell'ambito del servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Nelle strade di Milano ci saranno robot fattorini completamente autonomi, adesso li vedete, che effettueranno consegne di ordine online. Non è fantascienza ma realtà, meglio, è una sperimentazione di un progetto che è diventato realtà grazie al progetto Sperimentazione Italia. La sandbox normativa che consente a start-up, imprese, università e centri di ricerca di sperimentare progetti innovativi attraverso una deroga temporanea alle norme vigenti. L'autorizzazione nel dettaglio è risultato della collaborazione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Palazzo Marino. I robot saranno marchiati IAPE, azienda del gruppo Inovia, che ha realizzato un droide dotato di due ruote autobilanciate in grado di trasportare colli fino a 10 kg sia per strada sia all'interno degli edifici. Durante la sperimentazione il robot sarà dotato di un sistema di regolazione della velocità che non gli permetterà di superare i 6 km orari. Per il momento il robot non circolerà per tutta la città. Il servizio sarà infatti confinato nell'area di Cascina Merlata e effettuerà consegne tra i negozi e gli appartamenti del distretto Uptown. In un secondo momento, tra circa 6 mesi, se tutto andrà secondo i piani, inizierà una sperimentazione più intensa e il servizio verrà esteso per altri 6 mesi a tutto il comune di Milano. Ecco qui le immagini del robot che porta a destinazione il pacco che avete visto spedito all'inizio delle nostre immagini. Energia in periferia è il progetto sviluppato anche da Caritas Ambrosiana nel quartiere di Quarto Giaro per informare e formare le famiglie su un corretto consumo energetico. Ce ne parla Anna Maria Bracini. Energia in periferia, e questo è il nome del progetto avviato nel quartiere milanese di Quarto Giaro, voluto e finanziato dal Banco dell'Energia Onlus in collaborazione con Next Energy Foundation e soprattutto con i centri d'ascolto Caritas e San Vincenzo del quartiere. Si tratta di un progetto che utilizza i centri di ascolto Caritas, che seguono le persone nelle parrocchie, si rivolgono a Caritas per chiedere un aiuto economico ma anche di accompagnamento in generale, e mira appunto a pagare delle bollette e accompagnare le persone che ricevono questi benefici, diciamo, economici a come poter risparmiare energia nelle proprie case. L'accompagna anche a rivedere quelli che sono i contratti con i fornitori, non solo quindi a scegliere quelli più trasparenti ed economici,
ma anche a modificare i contratti per rendere più adatti alle proprie, ai propri usi di abitudini, diciamo, di consumo. 103 le famiglie coinvolte, 81 quelle che hanno partecipato ai 5 incontri di gruppo e 90 colloqui individuali. È importante che tutte le persone non, queste persone non rimangano escluse dai mutamenti richiesti dalla transizione ecologica, quindi l'educazione che facciamo riguarda anche la conoscenza delle classi energetiche, degli elettrodomestici, la gestione degli impianti termici per poter risparmiare energia e quindi ridurre i propri costi. Prende forma la cittadella della solidarietà che Fondazione Progetto Arca sta costruendo all'interno di Cascina Vita Nova, nel quartiere di Baggio a Milano, un'area di 1200 metri quadrati di attività e servizi aperti alla comunità, che ha preso il via nell'ottobre dello scorso anno, il 2021, con l'accoglienza in appartamento di persone senza dimora con cani e il salone del parrucchiere per le persone vulnerabili della zona. Nei mesi scorsi i lavori di ristrutturazione sono proseguiti per avviare 3 nuovi spazi: la mensa, il social market e il guardaroba sociale. Abbiamo inaugurato oggi un nuovo tassello, oltre agli 7 appartamenti per senza dimora con cani, al parrucchiere, da oggi è attivo il social market per le famiglie povere, 350 famiglie, la mensa per i poveri e soprattutto uno spazio molto grande per vestire le persone che dormono per strada o che non riescono ad avere soldi abbastanza per arrivare a fine mese. Il concetto è sempre sulla bellezza, programma che stiamo portando avanti da diverso tempo come Progetto Arca. L'uomo, se vive in una situazione di bellezza, risuona bellezza e questo è importantissimo per valorizzare l'immagine di sé e poter proseguire un percorso di inserimento, formazione lavorativa e poi abitativa. Sono risposte materiali a bisogni primari delle persone, ma attraverso la risposta a questi bisogni materiali vogliamo costruire delle relazioni con le persone, perché il riscatto sociale si costruisce attraverso l'avvio di un percorso che parte da una relazione, dalla ricostruzione di una relazione di fiducia. Noi vogliamo che le persone che affrontano una situazione di difficoltà lo affrontino in maniera transitoria, che la loro situazione non sia cronica, che non si cronicizzi, che non diventi la loro condizione permanente di vita. E allora dobbiamo sì rispondere ai materiali, ma soprattutto avviare percorsi di reinserimento e di riscatto sociale. A Milano il 21 luglio alla Castello Sforzesco alle 21 andrà in scena Let the Music Play, cioè lascia che la musica suoni, il concerto della Ceghedaccio Symphony Orchestra con la musica anni 70 e 80 nel concerto milanese, successi riarrangiati per l'occasione, brani degli ABBA, di Stevie Wonder, Village People, dei Queen, di Donna Summer e molti altri ancora. La Ceghedaccio Symphony Orchestra, nata da un progetto di Carlo e Renato Pontoni, composta da una trentina di elementi di altissimo livello tecnico e diretta dalla bacchetta del maestro Denis Feletto, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Oltre ai cori, 3 cantanti, Ginga, Claudia Scapolo, nata in Luanda e cresciuta in Italia con il dono di una voce potente e suggestiva che l'ha avvicinata al jazz, al soul e al canti gospel con una straordinaria energia interpretativa. Il concerto al Castello Sforzesco di giovedì è realizzato in collaborazione di Milano, Milano Evviva, Confcommercio Milano. I biglietti sono disponibili online sui circuiti Viva Ticket e Mail Ticket e in tutti i punti vendita autorizzati. E continua il successo del Mengoni Live 2022, il tour di Marco Mengoni nei palazzetti che partirà a ottobre, a un mese dal successo degli show negli stadi di Milano e Roma. Anche la seconda data a Milano, prevista per il 7 ottobre, registra il tutto esaurito e si aggiunge così il quarto concerto al Mediolanum Forum il 10 ottobre. Diventano quindi 4 le date in programma al Forum di Assago. Sono 5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre e 10 ottobre, 4 concerti, doppia data a Mantova e a Roma, dopo il sold out dei primi concerti annunciati, per una serie di live che vedranno l'artista portare sul palco dei palazzetti i suoi successi e il progetto Materia. L'annuncio del tour indoor è arrivato direttamente
dal Parco di San Siro, il primo show di Marco negli stadi, in cui il cantautore ha ripercorso i 13 anni di carriera in cui ha conquistato 61 dischi di platino, totalizzato oltre 1 miliardo e 600 milioni di stream audio video e ricevuto il Golden Button di YouTube per avere superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo subito dopo la sigla e le previsioni del tempo, l'appuntamento con Nova Stadio TG e poi gli approfondimenti con gli ospiti di Luciano Rindone a Nova Stadio Sprint. A seguire alle 21 Linea d'Ombra, condotto da Michele Lanati. È tutto, grazie alla cortese attenzione a tutti voi. L'augurio di una serena serata. Arrivederci.